Del Ghingaro promette: salveremo la Viareggio Porto, arriverà nelle prossime settimane la soluzione per salvare la società e lasciarla in mano pubblica, lo afferma il sindaco. Riaperto dopo un anno il nido Lo Scoiattolo, dopo un lungo intervento di ristrutturazione legato alla stabilità, la struttura riaperta in tempo per il nuovo anno. Torna la notte dei ricercatori, il 29 settembre la serata dedicata alla divulgazione scientifica con conferenze, visite guidate, laboratori organizzata da IMT. Terra di centenarie, sono state ben due le signore che hanno festeggiato questo traguardo nella Valle del Serchio in questo weekend. Lo sport e il calcio: Seravezza e Viareggio gonfie vele. Nella terza giornata di Serie D, il Seravezza liquida il Montecatini, mentre il Viareggio espugna il campo del San Donato Tavarnelle. Pareggio per il Ghiviborgo, sconfitta per il Real Forte. Esonerato Guido Pagliuca, arriva Francesco Buglio. Festa dei giovani nel ricordo di Bernardo. Sabato e domenica all'Acquedotto la due giorni di rugby dedicata a Bernardo Romei. Bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi, l'apertura dedicata al futuro della Viareggio Porto, la società pubblica del comune di Viareggio a rischio fallimento. Il sindaco del Ghingaro però promette: la salveremo e rimarrà in mano al comune. Vediamo il servizio curato da Massimo Mazzolini. Le società in mano pubblica possono fallire? Su questo la giurisprudenza si è dimostrata tutt'altro che univoca, anche se a Viareggio alcune società partecipate, come la Patrimonio, sono state dichiarate fallite. Un'altra società, interamente pubblica, e sulla quale l'amministrazione del Ghingaro sta lavorando in queste ore per evitare il fallimento, è la Viareggio Porto. Messa nuovamente all'asta per una cifra irrisoria che supera di poco il milione di euro, con debiti da saldare pari a circa 3 milioni, la Viareggio Porto, titolare delle concessioni alla Madonnina, al Triangolino e altre banchine nelle varie darsene, solo qualche anno fa aveva un valore immenso. Comune e Regione Toscana vogliono salvare questa società per farla rimanere interamente pubblica e per questo stanno lavorando. Secondo noi, secondo l'impostazione che noi abbiamo dato, con un intervento pubblico che possa salvare quello che io definisco il cuore della nostra città, e cioè il porto, e rilanciarlo. Quindi la Regione Toscana è fortemente interessata a questo, il Comune anche, e stiamo lavorando per trovare soluzioni adeguate a rispondere ai bandi del Tribunale rispetto al concordato che è in atto. Penso che nelle prossime settimane definiremo un percorso in grado di poter far rimanere il porto interamente in mano pubblica. Le segreterie regionali toscane di FILT, FIT, WILT, UGL, FAST e ORSA, le varie sigle sindacali, hanno proclamato uno sciopero del personale di Trenitalia e di Rete Ferroviaria Italiana per la giornata di questo martedì dalle 9 alle 17, dunque sono in programma forti disagi per tutti i viaggiatori che devono prendere il treno regionale. La cronaca: i carabinieri di Pontamoriano hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Firenze nei confronti di Massimiliano Bini, 52 anni, ex autista di Pullman, ritenuto colpevole anche in secondo grado di molestie sessuali su una bambina. I fatti risalgono al 2007, quando l'uomo fu denunciato dalla madre della piccola, che frequentava la scuola elementare, per aver compiuto le molestie sull'autobus che stava riaccompagnando a casa la piccola. Dopo il processo di primo grado, la Corte d'Appello di Firenze ha emesso nei suoi confronti una condanna di 5 anni, 8 mesi e un giorno. E ancora per la cronaca, l'amministratore delegato di un cantiere navale del Bahrain è stato arrestato dalla polizia mentre alloggiava in un albergo di lusso di Milano. Si tratta di un manager lucchese di 44 anni, Antonio Amatuzzo. L'ordine di carcerazione era stato emesso nel 2015 dalla procura di Lucca. Deve scontare 3 anni e 6 mesi. Le buone notizie: a Lucca l'inaugurazione dell'asilo nido Lo Scoiattolo, che era chiuso ormai da un anno.
Era la fine del giugno 2016 quando l'asilo nido Lo Scoiattolo, nel cuore del centro storico di Lucca, veniva dichiarato inagibile a causa di carenze statiche emerse nel corso di una serie di verifiche sulla vulnerabilità sismica. Nei giorni scorsi, dopo un importante intervento di restauro e risanamento durato un anno, è stato finalmente riaperto. In occasione dell'avvio dell'anno educativo, la struttura è stata visitata dal sindaco Tambellini e dall'assessore alla formazione Ilaria Vietina. I lavori, costati oltre 240.000 euro, hanno permesso di adeguarlo completamente alle norme relative all'antisismica. Durante l'estate appena trascorsa, il Comune di Lucca ha realizzato le indagini sulla vulnerabilità sismica e l'adeguamento alla normativa per la prevenzione incendi su tutti gli asili, con interventi per oltre 300.000 euro. È l'unico asilo nido comunale che si trova nel centro storico ed era molto importante per tante famiglie che questo nido potesse proseguire nella propria attività ed ospitare tutti i bambini che tradizionalmente qui hanno vissuto le prime fasi della loro vita. E oggi riapre dando la possibilità a tutte le famiglie che hanno fatto richiesta di iniziare l'anno educativo assolutamente in linea con tutti gli altri nidi, perché in realtà le attività sono riprese regolarmente dall'inizio della scorsa settimana. Oggi però vogliamo fare un momento di accoglienza speciale. L'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia comprende 333 posti totali nei 7 asili nido comunali, 80 nei 3 spazi gioco di San Concordio, San Vito e San Marco e 40 nel centro bambini e famiglia di San Marco. Al momento i posti sono in gran parte occupati, restano ancora alcune disponibilità che verranno rese note nei prossimi giorni attraverso un avviso pubblico. Queste foto ci sono state inviate da una nostra telespettatrice e mostrano le condizioni del fiume Ozeri nella zona di Verciano. Sfalci e terra accumulati durante il periodo estivo sono andati a formare una sorta di tappo. I residenti hanno segnalato il problema al consorzio di bonifica che ha garantito un intervento urgente. Si è spento Sebastiano Ottolini, primo segretario della Comunità Montana della Carfagnana ed ex segretario generale dell'Associazione Nazionale Città del Castagno. Nel 2009 era stato insignito anche della Croce di Cavaliere al Merito della Repubblica. I funerali mercoledì alle ore 15 presso il Santuario della Madonna sul Monte dell'Argegna. E a proposito di brutte notizie, se n'è andato a 67 anni Walter Ghiselli, viareggino, da sempre protagonista della vita politica versiliese, candidato sindaco nel 2013, a lungo segretario della Confesercenti Versilia, della FIGC e del Partito Comunista Italiano. La realizzazione di un progetto sperimentale di social housing che consenta a soggetti disabili di entrare nella dimensione della vita adulta e di sostenerli nella costruzione di una propria autonomia. È l'obiettivo della convenzione firmata tra Fondazione per la Coesione Sociale e Fraternita di Misericordia di Corzagna, rappresentate da Maido Castiglioni e da Bartolomeo Dinucci. La Fondazione per la Coesione Sociale ha concesso un contributo di 200.000 euro, grazie al quale la Fraternita di Corzagna potrà acquistare e ristrutturare un immobile dove realizzare la struttura residenziale. Parliamo adesso di una iniziativa che giunge al terzo anno, la Notte dei Ricercatori di MT. Allora mi dicono dalla regia che il servizio non è pronto, ve lo proporremo più avanti o nell'edizione delle 20:30. Rimaniamo a Lucca e parliamo del concerto dei Rolling Stone, perché sono state rese note altre misure in vista del concerto di sabato. In particolare Viale Carducci è ufficiale, verrà chiuso al traffico dalle ore 23 di giovedì fino alle 6 di martedì, questo anche per permettere lo smontaggio del palco. Lunedì, per permettere la circolazione per l'uscita delle scuole, anche venerdì ci sarà una corsia
appunto riservata all'entrata e all'uscita delle scuole e quindi sarà aperto dalle 7 alle 9 e dalle 12 alle 14. Un'altra notizia che riguarda la chiusura di Viale Europa in entrambi i sensi di marcia già a partire dalla mattinata di sabato 23. Poi su queste notizie ovviamente torneremo nei prossimi giorni. La Valle del Serchio, lo possiamo dire a gran voce, è terra di centenarie. Vediamo questo servizio. Due centenarie hanno festeggiato il compleanno in Valle del Serchio in questo weekend. Iniziamo dalla più giovane, Ottavia Poli, che ha celebrato i suoi primi 100 anni a Ghivizzano in compagnia di amici e parenti. La signora, in perfetta forma, ci ha confidato che non ci sono particolari segreti o ricette da seguire per arrivare a 100 anni. Ma come faccio a dirtelo? Io lo so, sono venuta così, mangiando e bevendo normalmente, basta. Da una festa all'altra. Qui siamo a Bagni di Lucca, al Circolo del Tennis, dove Milena Bertolacci ha festeggiato il compleanno numero 107, che di fatto la fa entrare nell'albo dei più longevi d'Italia, guidati dalla toscana Giuseppina Proietto, che ha ben 115 anni. Erano in tanti a festeggiare Milena, parenti, amici e anche il sindaco Michelini. Per noi è molto piacere essere venuti qui, sia a nome mio, insieme al consigliere delegato alle politiche della terza età, a portarle il saluto dell'amministrazione e un augurio perché ci ritroviamo poi anche nei prossimi anni. Anche a lei abbiamo chiesto il segreto per arrivare a un secolo di vita così in forma. Io fino a 100 anni ho lavorato di contadina, ho fatto di tutto, ho subito due guerre. Anche noi naturalmente ci uniamo agli auguri a Ottavia Poli per i suoi 100 anni e a Milena Bertolacci per i suoi 107. È pronto? Allora vediamolo il servizio sulla notte dei ricercatori. Il mio nome è Felice Caponigri, sono una dottoranda alla scuola IMT studiando beni culturali e sono americana, ma parlo italiano, come vedete. E infatti questo evento di Bright è un momento di dialogo per gli studenti internazionali per incominciare una conversazione con il pubblico sulla nostra ricerca e su cosa facciamo qua all'istituto. Torna a splendere la stella della ricerca su Lucca grazie alla scuola IMT Alti Studi e a Bright 2017, la notte dei ricercatori. Per il terzo anno consecutivo, una settimana tutta dedicata alla divulgazione scientifica, con conferenze, visite guidate, laboratori dedicati ai bambini e momenti musicali. L'appuntamento, che si terrà il 29 settembre in contemporanea in oltre 250 città europee, è stato presentato da Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca, e dal professor Pietro Pietrini, direttore della scuola IMT. Il significato di Bright è proprio questo, portare al grande pubblico il cuore pulsante della ricerca in modo che sia comprensibile, fruibile, che si comprenda perché senza ricerca non c'è innovazione, senza innovazione non c'è futuro. Il programma, che vede la partecipazione di ricercatori da tutta Italia, enti e aziende locali, si rivolge agli studenti lucchesi delle scuole superiori e a tutti coloro che vorranno conoscere e approfondire cosa accade dietro le quinte della ricerca. Incominceremo con Aspettando Bright già da martedì con moltissimi eventi che copriranno i temi principali della società e della società del futuro. E credo che sarà molto interessante per i giovani, i bambini fino anche agli adulti. E cominceremo con martedì e arriveremo venerdì con il vero evento, la notte dei ricercatori, con una ventina di stand di tutti i ricercatori di MT e delle altre istituzioni del territorio che collaborano con IMT all'interno del campus San Francesco. Vi attendiamo numerosi. Per la quinta volta nella storia del gruppo lucchese, gli sbandieratori musici Città di Lucca conquistano il titolo di campioni d'Italia. Nella tre giorni a Riva del Garda, la Contrada di Sant'Anna ha conquistato due medaglie d'oro e il titolo di campioni d'Italia nella specialità di coppia e piccola squadra, la medaglia d'argento e il titolo di vice campioni nella gara di assolo musici e un bronzo nella gara di grande squadra. Ora parliamo di un convegno, un programma giovedì a Lucca dedicato all'efficienza energetica nelle cartiere.
L'energia rappresenta oggi più che mai un importante valore strategico nei processi industriali. Una corretta gestione porta l'azienda a un vantaggio competitivo ed economico significativo. Questo giovedì Confindustria Toscana Nord ospita una giornata di studio dal titolo Alta efficienza Industria 4.0, dal vapore al valore. L'incontro sarà rivolto in particolare al settore della carta, punta di diamante del distretto produttivo lucchese. Più di 100 aziende con un fatturato pari a quasi 3.500 milioni di euro, oltre il 60% di quello totale delle industrie della provincia di Lucca. Gli interventi della giornata riguarderanno le più moderne soluzioni in ambito di produzione di vapore attraverso i generatori di vapore HE Smart, trattamento delle acque e automazione. A parlarne, sotto l'egida di Assocarta, saranno la Cannon Bono Energia, che realizza generatori di vapore destinati alla produzione di carta, e Aticelca, associazione che riunisce tecnici ed esperti che operano nel settore. L'appuntamento si chiuderà con approfondimenti riguardanti i titoli di efficienza energetica, gli incentivi e le procedure di attestazione nell'era dell'industria 4.0. Ilaria Biagini e Cosmin Aghiorghesi sono i due giovani under 30 della Piana di Lucca che sabato andranno al concerto dei Rolling Stone grazie al semplice gesto di aver donato il sangue. Tutto questo grazie all'iniziativa Dallo e Vola. Stamani, lo vedete in questa foto, l'assessore al sociale del comune di Capanno, Rilia Miciche, e il vicepresidente dell'associazione donatori di sangue Vallisneri, Alessandro Bacaloni, hanno eseguito l'estrazione dei fortunati candidati a vincere due biglietti in diretta Facebook. E ora la cultura con il premio letterario Camaiore. Silvia Venuti con l'opera Sulla soglia della trasparenza, edita da Interlinea, ha vinto la 29esima edizione del premio letterario Camaiore. La sua opera è stata giudicata la migliore dai 50 membri della giuria popolare. A contendersi l'edizione 2017, oltre alla vincitrice, gli altri 4 finalisti individuati dalla giuria tecnica del premio: Lucetta Frisa, Francesco Scarabicchi, Stefano Simoncelli e Alberto Toni. È un dialogo di simbiosi. La pittura esprime la poesia e la poesia esprime la pittura, si rispecchiano una nell'altra perché evocano la stessa visione metafisica. Quello che più importa allo scrittore, almeno nel mio caso, è entrare nella vita, cioè arrivare al cuore di tutti e sentire che la poesia aiuta a vivere. Una serata intensa di emozioni, quella andata in scena sabato all'Uno Hotel di Lido di Camaiore. La prima finale senza Francesco Belluomini, per 29 anni presidente e anima del premio Camaiore, che adesso il comune vuole legare per sempre al suo nome. Il prossimo anno è il trentennale, diciamo che il prossimo anno cercheremo di festeggiare meglio questa importante ricorrenza e cercando anche di ricordare e valorizzare la figura di Francesco Belluomini, sicuramente cercheremo di trovare qualcosa di innovativo per dare avvio a una nuova decade di vita del premio di poesia, che comunque conserverà ovviamente il nome Camaiore, ma probabilmente accanto a quello di Francesco Belluomini. A proseguire il lavoro di Belluomini è la vedova Rosanna Lupi, presidente del premio. Continuerò fino all'ultimo respiro, perché voglio portare avanti i valori, tutte le tracce, le orme che ha lasciato il nostro grande Francesco Belluomini, perché lui resta vivo nella vita di tutti. Tutti me lo chiedono e quasi quotidianamente ricevo messaggi di solidarietà, di amore, di sostegno, e perciò è dovuto, lo devo a lui. È tutto per la prima parte del TG, una pausa e poi la pagina sportiva.